sottosegretario Zampa. Dal suo punto di vista, che idea si è fatta di questo accordo maturato all'Eurogruppo in Europa? È un buon accordo? È un accordo che non soddisfa pienamente l'Italia? È l'unico compromesso che si poteva raggiungere? No, io penso che sia un buon passo avanti, che sia, diciamo, l'apertura, la prima apertura importante. Di fatto il punto più rilevante è il Recovery Fund, che è la premessa degli cosiddetti Recovery Fund, Recovery Bond, o Sì. comunque è in grande parte interpreta ciò che noi volevamo. Ovviamente c'è Però mi scusi, anche è un già una impegno, mi grande scusi, quantità di risorse. sottosegretario, è un impegno al momento. È un impegno, ma è un passo importante, però mi creda. Lei sa, lei è molto bravo e sa anche lei quante difficoltà Certo. ci sono state e ci sono ancora, naturalmente, ma il fatto stesso che sia stato formulato, formalizzato, è un passo significativo. Ci sono 500 miliardi a disposizione che potranno essere impiegati e il Recovery Fund può arrivare a sua volta a 500 miliardi. Ma a parte questo, ci sono tutte le altre cose che già l'Europa ha messo a nostra disposizione, a cominciare ovviamente da ciò che ha fatto la BCE Sì. e tante altre misure che, se vuole, possiamo anche elencare. Noi senza l'Europa non potremmo affrontare, ma non è neanche questo, guardi, io credo che insieme matureremo, ahimè, per la sofferenza e per i danni che questa tragedia sta producendo a tutti i paesi, matureremo un sentimento non diversissimo nei confronti, diciamo, della solidarietà, quindi un orientamento non tanto diverso nei confronti della necessità di solidarietà europea. Perché poco alla volta, come vede, la Francia, che è sempre stata una grande alleata della Germania, Sì. oggi è stata al nostro fianco e al fianco anche della Spagna. Quindi quel blocco che era stato anche in passato auspicato di paesi del sud, centro, sud dell'Europa, sta cominciando a dare dei risultati. Il fatto stesso che la Germania abbia accolto la possibilità del Recovery Fund e che si cominci anche a ragionarci sopra, non penso sia un caso che lei abbia invitato oggi Angelo Bonelli a parlarci di questo, perché sappiamo che eventuali bond potranno soprattutto riguardare investimenti diciamo, sull'economia verde cosiddetta Sì. e Senta, ovviamente sul settore sottosegretario, le sociosanitario. posso fare, perché dobbiamo andare in pubblicità, intanto non so se siamo riusciti ad attivare il collegamento con Deborah Bergamini, ancora no, lo stiamo perfezionando. Devo andare in pubblicità, però le faccio questa domanda che è più squisitamente in chiave di politica italiana. Ha sentito le prime dichiarazioni del Movimento 5 Stelle. Allora, la domanda che le faccio è questa. Se il MES si può attivare senza alcuna condizione per quanto riguarda, diciamo, l'emergenza sanitaria, la domanda che le faccio è: lo attiveremo in Che questo per noi è senso? enorme, voglio Sì, ricordare. ma lo attiveremo in questo senso e lei pensa che anche se dovesse essere attivato per questa emergenza ci saranno, sa sarà riluttante diciamo, il vostro partner di governo? Io penso che bisognerà che venga spiegato bene quali sono le condizioni e sono sicura che saranno comprese anche da parte loro. Benissimo.